Il futuro della monarchia britannica sta già volando alto. Il principe George, primogenito di Kate Middleton e del principe William, ha appena 11 anni, ma ha già affrontato le sue prime lezioni di volo. Ricordati di supportarci iscrivendoti al nostro canale. Grazie! Il battesimo dell'aria è avvenuto presso il White Waltham Airfield, lo stesso storico aeroporto dove il bisnonno, il principe Filippo, ottenne il brevetto di volo nel 1953. Fonti vicine alla famiglia reale hanno confermato che George è rimasto affascinato dall'esperienza e che i genitori, presenti sul posto, hanno assistito con grande serenità, osservando il figlio decollare e atterrare. Nessuna preoccupazione per Kate e William, che hanno appoggiato questa nuova tappa della crescita del giovane principe. Sembra che il piccolo George stia seguendo le orme del padre, anche lui pilota, che ha volato sia per la Royal Air Force che per missioni di soccorso. Un'inclinazione, però, che in passato non aveva trovato l'approvazione della regina Elisabetta, preoccupata per la sicurezza degli eredi. Troppo rischioso che un erede al trono e i suoi figli fossero tutti insieme sullo stesso mezzo. Nonostante le tradizioni e i protocolli di Buckingham Palace, la famiglia del principe del Galles sembra pronta a sfidare il vento del cambiamento. Per George, il cielo non è il limite, ma solo l'inizio di un futuro da re. E tu faresti fare lezioni di volo a tuo figlio di 11 anni? Commenta qui sotto e metti like.